William Randolph Hearst era l'uomo più potente d'America. Il vecchio è padrone del più grosso impero editoriale del mondo. Quando un giovane genio di nome Orson Welles decise di rappresentare la sua vita in un film. Tutta la vita lui ha fatto spettacolo della vita degli altri, adesso noi lo facciamo con lui. Ma con alcuni uomini non si può andare oltre un certo limite. A Hollywood vengono uccisi sia il toro che il matador. Due ego di dimensioni epiche si scontrano in una battaglia leggendaria. Tu sei un regista debuttante di 24 anni. Hearst ci darà addosso con tutto quello che ha. Io la pago profumatamente perché lei sia per me occhi e orecchi qui a Hollywood. Guardami negli occhi e dimmi che non stai usando Hearst. Lui ha più potere di quanto tu possa lontanamente immaginare. Perché se dovessi avere senture che questo film sta per uscire, io scendo di corsa in strada con queste fotografie e mi metto a urlare allo stupro come una donna violentata, è chiaro? Compreremo il negativo e tutte le copie stampate di Citizen Kane e li distruggeremo. Dobbiamo proiettarlo, se la stampa è dalla nostra parte. È lui la stampa! Non è la mia vita che ha sabotato col suo film, signor Welles. Siamo noi, quei due, il vecchio pazzo e la sua puttana. Hearst aveva ragione, tu non sei altro che uno dei tanti attori. Tu vuoi puntare il dito contro il vecchio patetico? Perché non ti prendi tutto? Recluso nel suo ridicolo castello. Tutto ciò che sono, tutto ciò che potevo essere è in quel film. A combattere battaglie che non vincerà mai. È tutto ciò che ho. Stop, buona. Liev Schreiber è Orson Welles. Li stupiremo tutti. James Cromwell è William Randolph Hearst. Rosabella. Melanie Griffith è Marion Davis. Non si sta male qui. Chi non vorrebbe vivere in un castello? John Malkovich è Herman Mankiewicz. Mi aspettavo di più da te, Mank. Anch'io, ma sono rassegnato. Fiona Shaw è Hedda Hopper. Brenda Bladin è Luella Parsons. E dovrete tornare a New York a fare Shakespeare col ragazzo prodigio. E Roy Scheider è George Shepherd. Va a fare il tuo maledetto film. Che giova all'uomo conquistare il mondo intero se perde la sua anima? RKO 281.